L'ultima parola è segreto, direi che questa sera non può che essere questa. Allora, l'altra mattina stavo facendo colazione in treno quando la quiete dello scompartimento è stata profanata dalla musichetta dei Tre Porcellini. La signora seduta davanti a me, fino a quel momento una statua, ha afferrato il telefono e ha gridato «Mamma!» e immediatamente ha cominciato a parlare di dolori intestinali. Ho così appreso, e come me gli altri passeggeri, dato che la signora aveva una specie di cassa stereofonica nei polmoni, che il suo adorato pargolo, durante la notte trascorsa in casa della nonna, aveva avuto un attacco di, non so come si dice in televisione, ma insomma di dissenteria. Con la nonna aveva studiato la materia, era perfettamente in grado di rispondere alle domande che la figlia le rivolgeva al telefono con cadenza professionale. Di che colore era? E la consistenza? E quante volte? Ecco, il problema è che io purtroppo stavo mangiando dei wafer al cioccolato e la guardavo con occhi imploranti, ma lei non ci faceva caso, anzi ha cominciato a condividere con la mamma i ricordi delle proprie intemperanze intestinali infantili. Ora, in questi giorni Michele Serra ha scritto che le nostre conversazioni al telefono assomigliano a dei cessi senza le porte e io posso dire di aver sperimentato la sua metafora in senso letterale. A questo punto però una domanda sorge spontanea. Perché? Cioè, è davvero bastato l'arrivo di uno strumento meraviglioso come lo smartphone per farci perdere completamente il senso del segreto? Cioè, come abbiamo fatto in poco più di una generazione a passare dai diari chiusi con il lucchetto che custodivano le ragioni del cuore al resoconto pubblico delle ragioni dell'intestino? Ecco, forse l'unico segreto che continuiamo a custodire è il tradimento. Quello almeno non lo gridiamo al telefono. In compenso ne scriviamo, lasciandone tracce insidiose. Non per niente WhatsApp è citata nel 40% delle cause di divorzio in tutto il mondo. Un tempo la regola era semplice, no? Negare, negare sempre, negare tutto, soprattutto negare l'evidenza. WhatsApp invece non ti perdona. Oggi non sarebbe più possibile quello che accadeva un tempo. Un collega mi raccontava di un certo Gianni che quando la moglie lo trovò a letto con un'altra e gli gridò «Gianni, vieni fuori di lì!», lui da sotto le lenzuola rispose «Gianni chi?». Negare tutto, sempre, anche il nome. Fa invece parte della storia d'Italia la scappatella di un ministro degli esteri di fine Ottocento, Pasquale Stanislao Mancini, a cui sono dedicate anche le vie delle nostre città, che sorpreso dalla moglie nel letto della cameriera, si giustificò così. «Scusami, cara, ma al buio devo avere sbagliato stanza. Credevo fossi tu». Bravo! Massimo Granellini!